Le sfide del comparto della logistica per l'Italia del futuro. Internazionalizzazione, sviluppo del mezzogiorno, riduzione delle emissioni di CO2. Questi gli obiettivi principali dell'ALIS, l'Associazione Logistica dell'Intermodalità Sostenibile. All'Assemblea Generale di quest'anno si sono riunite a Roma più di 3.000 rappresentanti di oltre 1.300 imprese per discutere del rilancio delle aziende italiane all'estero. Al centro dell'attenzione c'è la piena realizzazione della intermodalità, la combinazione di diversi mezzi di trasporto, le strutture necessarie per passare agilmente da una nave a un treno a un'autostrada. Lo sguardo è rivolto alle istituzioni. Con il ferro bonus e il mare bonus, gli incentivi per il trasporto su ferro e acqua, molto è stato fatto, ma altrettanto resta da fare. Il ferro bonus è già partito, il mare bonus attendiamo, oggi verrà anche il presidente della RAM e ci auguriamo tutto sommato di avere nel brevissimo un po' lo sblocco di questi incentivi, ma c'è da guardare anche a quelle altre nazioni, come per esempio l'Austria, dove di bonus parliamo di quasi 3 volte i bonus che vengono elargiti in Italia. Il tutto nel rispetto dell'ambiente, che ormai non è più solo una possibilità, ma una necessità. Era il nostro ultimo servizio, una breve pausa, poi il TG Meteo.